il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Che duale, no. Allora, parlando di eroi, a me piacerebbe che voi pensaste al vostro eroe e che mi faceste un piccolo tema su questo eroe. I collegiali della scuola media non sono gli unici alle prese con la scrittura. Anche il professore Maggi ha chiesto ai ragazzi dell'avviamento professionale di redigere una lettera di assunzione. Spettacolo leggendo estetiche magiche. Vi mando questa lettera per chiedervi un posto di lavoro nel vostro centro di bellezza. Amo fare le unghie, per questo vi chiedo un posto come onicotecnica. Quello che fa anche. Ve ne sarò grato se mi prenderete in considerazione. Alessia Bush. E facciamo solo la data. Fa schifo. Cominciamo con la lettera di... del signor Di Franco. Arriva al postino, mi porta la sua lettera. Venga, si metta qui. Diciamo che ha lasciato le sue impronte digitali qui. Anche la lettera, devo dire, sì, tutta sporca. Non voglio essere assunto comunque io. Cioè, io non voglio lavorare per qualcuno, cioè io voglio che magari gli altri lavorano per me. Forse c'è bisogno di un pochino di umiltà. Forse. Si accomodi pure. Signorina Lazzari, venga. Il mio nome è Victoria Lazzari, sono una persona molto forte di carattere, niente mi spaventa. Anche io ho i miei difetti e il fatto che un cliente mi possa mancare di rispetto potrebbe provocare in me una reazione sbagliata, soprattutto se io inizialmente sono stata gentile ed educata. Mi sembra una lettera un po' aggressiva la sua. Lei dice, ho un carattere forte, niente mi spaventa. Questo, se fossi un datore di lavoro, mi spaventerebbe. La lettera l'ha trovata minacciosa, ma non era proprio così. Cioè, forse sì. Vabbè, c'ha ragione lui. Senta, facciamo una simulazione. Allora, lei è la commessa di una gioielleria. Buongiorno, vorrei un gioiello. Ok. Senta, non mi faccia perdere tempo, mi faccia vedere, ho fretta, per piacere, si muova. Si muova lei a cercare, allora. A posto, bocciata. Che gioiello? Cioè, che glielo devo far vedere io, i gioielli sono questi, se c'ha fretta, allora entri un altro giorno e guardi quando avrò tempo. Guardi, mi ha già fatto passare la voglia di comprare, me ne vado. E arriverà un altro cliente. Mangi come cliente, bell'uomo, però, insomma, datti una calmata. Non me ne voglia. Non sarei tanto convinto nell'assumerla, sa? E per una nuova collegiale che si è già fatta conoscere, ce n'è una che forse riuscirà a farlo attraverso il suo tema. Signorina Bazia, prego.